Questo posto sta offrendo davvero molte cose utili. Non credevo che ci fosse tanta pietra rossa qua sotto. Anche se sinceramente ora come ora non mi serve un cazzo tutta questa pietra rossa. Prima perché non saprei come utilizzarla se non per potenziare le pozioni. Ma visto che non tengo l'ambito, che non credo che la posso fare. Sarebbe utile per i meccanismi, per i circuiti, ma visto che non ne sono assolutamente capace di realizzarli, mi è inutile tanta pietra rossa. Credo che la utilizzerò per fare la bussola e con molta probabilità l'orologio. Il resto me lo conservo, magari lo posso utilizzare come materiale di costruzione tra abbellimento. Palazzo, quando sarà ultimato. Lo zombie sta ancora bloccato dietro al muro di acqua, per cui non credo che verrà a rompere i coglioni di questo. Almeno spero. Ah, è solamente una cosa di lava, non è fondamento. In compenso devo prendermi tutto il ferro che riesco a trovare. Ora come ora il ferro è l'unica cosa per cui vale la pena rischiare un po' la pelle. Mi sono accorto che tengo il mio inventario un sacco di merda e credo che sia arrivato il momento giusto di risparmiarmi di quello che non mi serve, almeno adesso. Raccolto oro, ferro. E adesso voglio provare a vedere se riesco a trovare diamanti. È l'unico modo per trovare diamanti, per quanto ne so, è cercare vicino alle pozze di lava che hanno un collegamento che prosegue all'interno. Lasciando andare in giro perché non vorrei avere qualche stronzo alle spalle che mi colpisce un po' nella lava. E finisce il gioco. Perché una volta che sono morto, finisce la serie. In queste occasioni tutta questa ghiaia è utilissima. Perlomeno evito di fare incidenti. E ho finito la ghiaia. Io ho sentito uno zombie che rompeva qualcosa, faceva male. Evidentemente riuscirò a superare la cascata. Ah, allora non era lo stesso, deve essere caduto da sopra. Va bene, visto che non mi devo togliere i coglioni da questa zona, forse è il caso di raccogliere questo ferro. E vedo che è molto più lungo che si vede. Ah, finalmente la cosa là. Stavolta non credo che finiamo nella lava. Ma credo che finiremo dentro di me. Sono stato premiato. 8 blocchi, benissimo. All'incirca se è troppo giusto dovrebbe essere 50 pezzi. 49, beh, ho sbagliato di uno, non è che lo so. Mi sa che devo andarmene da qui, almeno per il momento. Voglio andare via e andare a fondere quello che ho. Mi portano qua la strada? Mi sembra di sì. Dovrei salire ancora. Eccomi, eccolo là. Il problema è che ho finito la ghiaia. E vabbè, usiamo questo qua. Così non mi vengono a rompere le scatole. Il forno ha fuso, molto bene. E allora mettiamo a fondere anche quest'altro. Mi sa che, visto che tengo dell'oro grezzo, non me ne fa un altro forno. Metto il carbone e mettiamo a fondere l'oro.
Credo sia arrivato il momento di farsi una cesta. Ma prima che ci sia una bussola. Ah, esplorare questa caverna che la bella è un casino. Cosa si nasconde nell'oscurità? Un cazzo. Ok, questa è una casa, è un percorso chiuso. Però qualcosa c'è. E anche qualcosa di buono. Bene. Trovare ferro è cosa buona e giusta. Mi sembra che questa cosa lo dicono i ferri. Boh, non è che sono un grande esperto di. E troviamo anche oro. 5 blocchi. Non è che si può prendere molto. Carbone. Quello è sempre utile. E visto la rapidità con cui viene consumato, è sempre il caso di procurarselo quando se ne ha l'occasione. Ok, i materiali. Cose indico che in questo punto ci sono già stato bene. Adesso è il momento di scendere e vedere che cosa troviamo. E mi sa che qua si troveranno un sacco di guai. Come pensavo, ci sono guai. Vuoi scendere? E va bene, proviamoci un percorso, vediamo dove ci porterà. Comunque si sta portando dell'altra lava. Una caverna, bene. Ferro, pietra rossa, carbone. Tutto in grande abbondanza. Mi sa proprio che devo anche esplorare qua sopra, se sicuro non ci sono rotture. Sono fortunato, non mi sembra di aver visto stronzo. E allora, mi sto mettendo a prendere tutto il carbone che riesco a trovare. Oh, c'è un percorso. Mi sa che lo devo esplorare. Già, devo aprire anche qua. Vediamo un po' dove ci porta quest'altro tunnel. Si sale, si sale. E si scende. Si sale e si scende. Oh, bene. Ora raccolto e adesso secondo vincolo. E ci sta un creeper. Ti devo andare a fanculo, creeper. Ma si può se lo faccio esplodere? Dai, esplode, bello. Ok, mi hai risparmiato un problema, ma devo scendere e non sarà difficile. Mi chiedo che altre sorprese mi porterà questa ricerca.